Buonasera, buonasera a tutti amici di Salve. Applauso perché siete venuti. Ma facciamo anche un applauso più caloroso. Più caloroso perché sono in compagnia della presidentessa dell'associazione Gioia di Vivere, che adesso farà un saluto al pubblico e poi dopo entreremo nella serata vera e propria. Intanto grazie per essere qui questa sera. Prego Presidente. Grazie e buonasera a tutti, veramente grazie per essere venuti. Ormai sto prendendo anche l'abitudine al microfono, l'altra sera, questa sera, ma spero di lasciarlo presto perché non mi si addice molto. Grazie quindi di essere venuti. Sono qui per presentarvi la Compagnia dei Guitti. La Compagnia dei Guitti è la compagnia della nostra associazione, cioè l'associazione di volontariato Gioia di Vivere. L'associazione è sorta 13 anni fa, esattamente nel dicembre di quest'anno compierà il suo 13° anno. Dopo un po', nell'ambito delle nostre attività, abbiamo deciso di costituire un gruppo teatrale, cioè di in qualche modo intraprendere l'attività teatrale. E abbiamo formato questo gruppo che nel corso degli anni veramente ci ha dato delle enormi soddisfazioni. È cresciuto man mano, sempre meglio, avete modo di averlo visto voi nelle varie serate, avrete modo di apprezzarlo anche questa sera, veramente in tutti i passaggi e in tutti i momenti evolutivi di questo percorso formativo che il nostro gruppo ha fatto. E cosa vi devo dire? Siamo seguiti anche dal bravo Antonio D'Aprile, della compagnia della Busacca. Abbiamo visto l'altra sera i nostri ragazzi, veramente strepitosi. Non ci aspettavamo neanche noi un successo così grande dei nostri ragazzi. Il teatro per noi rappresenta ed è assolutamente interpreta gli obiettivi della nostra associazione. Attraverso il teatro abbiamo sempre pensato di raggiungere quegli obiettivi di modelli. Questa sera mi sono. Di modelli sani per i nostri giovani e per la nostra Salve, perché loro rappresentano il nostro futuro, ma abbiamo anche anche loro possono vedere quale sarà il loro percorso teatrale. Prima ieri i ragazzi, oggi gli adulti, ed è quello che vogliamo, rappresentarci con modelli di buone pratiche, e penso che alla fine la nostra compagnia non si rappresenta solo a Salve, si è rappresentata anche fuori, e abbiamo esportato anche un modello, certamente il nome dell'associazione Gioia di Vivere, certamente i nostri gruppi, ma certamente anche il nome di Salve, e di questo veramente siamo orgogliosi, e in qualche modo ci conoscono nel bene e nel male, spero nel bene per ciò che riguarda il teatro. Dicevo che a questo punto io volevo solo ringraziare i nostri attori, perché sono formidabili, perché sono delle persone che hanno fatto enormi sacrifici ad essere sempre pronti alle prove. È da un anno che proviamo, un anno accademico, si dice così, è da settembre, ottobre che hanno cominciato le loro prove. Loro sono tutti dei professionisti, la maggior parte, gente che lavora e che la sera alle 9, il dopo lavoro, poveri, ritoccava il teatro, e lo fanno perché sicuramente sono appassionati di questa attività, però vi posso garantire che è costato un bel sacrificio, un sacrificio che sicuramente li appaga loro, appaga noi, appaga anche l'associazione, perché bisogna riconoscere che attraverso anche questo gruppo l'associazione, così come ho detto, non solo è conosciuta in altri paesi, però anche la possibilità in qualche modo di sostenere le proprie spese.
con la loro attività ma anche con altre attività. Ringrazio tutti voi e quindi di essere venuti, ringrazio tutti quelli che ci hanno sostenuto, perché questa sera è l'ultima serata e la conclusione della nostra rassegna teatrale. La rassegna è cominciata in dicembre si conclude questa sera con l'ultimo lavoro che ha preparato Antonio. Saluto tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto e li ringrazio ancora. Saluto tutti voi e vi ringrazio di essere qui, e a questo punto passo la parola ad Antonio. Grazie. No, volevo dirvi un'altra cosa che ho dimenticato di dire l'altra sera, mi sono mangiato le mani. Voglio ringraziare tutti gli associati di Gioia di Vivere, perché effettivamente è vero che non bisogna ringraziare se stessi, però io mi sento di farlo, perché ogni iniziativa, ogni attività ci sostengono, ci sosteniamo a vicenda. Per essere qui questa sera si è avuto bisogno di Franco, di Marina, di tutti quanti, di Lidia, di tutti, di Antonella, di Graziella, di tutti, perché dietro c'è un lavoro abbastanza importante. Spero di non aver dimenticato. E un'altra cosa, chiunque di voi, abbiamo bisogno di aiuto, chiunque di voi volesse avvicinarsi all'associazione, noi siamo veramente molto lieti di accogliervi. A questo punto vi saluto e vi auguro una buona serata. Grazie. Suonata la tua ora. Allora, che cosa vedremo qui questa sera? Vedremo un gruppo, come ha detto prima la Presidente, che durante l'inverno, da ottobre-novembre fino a maggio, ha preparato un lavoro teatrale, un percorso teatrale che segue delle tappe ben precise, che li ha portati innanzitutto l'anno scorso e poi anche quest'anno ad allietarvi e allietarci tutti. Perché e prima la Presidentessa diceva che il teatro è diventato e per antonomasia educazione, è educativo. Noi l'abbiamo visto benissimo con i vostri figli 2 giorni fa, e soprattutto però, oltre ad essere educativo, il teatro è il luogo nel quale ci si incontra. C'è un incontro tra il pubblico e un incontro tra gli attori e il pubblico, le persone, voi che siete seduti in queste sedie oggi. Andare a teatro significa creare comunità. In un'epoca nella quale, in un periodo in cui le relazioni sociali adesso si instaurano con internet, con Facebook, avere questa piazza piena, reale, non virtuale, quindi un luogo in cui si scambiano opinioni, idee, è molto importante. Qualcuno diceva che la cultura, lo spessore di un paese, di una città, lo si evince dalle attività culturali che in esso vengono svolte. Beh, salve sugli scudi da questo punto di vista. La rassegna ha avuto un successo insperato. Abbiamo portato in scena le tante pagine di letteratura teatrale e soprattutto non si contano le iniziative che altri gruppi, altre associazioni fanno qui a Salve. Quindi è una città viva. E questo, chi fa il nostro mestiere, è una cosa che deve necessariamente, è una cosa che occorre salutare con gioia quando ci sono altre manifestazioni, altri gruppi che si esibiscono. È importantissimo, è il segno che una comunità è viva e soprattutto è una comunità intelligente. Bene, detto questo, io vi chiederei di fare un applauso al sindaco che sta salendo, eccolo qua, accompagniamolo, il sindaco che ha accompagnato con il patrocinio questa serata, ma l'intera rassegna, l'intera attività culturale di questa associazione. Beh, noi ci teniamo al saluto del primo cittadino perché è importante il riconoscimento di un certo lavoro. Sindaco, a lei la parola. Grazie, buonasera a tutti. Sono veramente orgoglioso
di avere una comunità viva come è stata appena definita da questo palco. Sarò brevissimo solo per ringraziare tutti voi che siete qui, l'Associazione Gioia di Vivere, che nel tempo ha fatto sì che questa comunità potesse avvicinarsi al teatro. Lo ha fatto con la compagnia dei Guitti prima e in collaborazione col Comune di Salve abbiamo attivato da 3 anni a questa parte le rassegne teatrali cui si faceva riferimento prima. E abbiamo imparato a conoscere una grande compagnia del Salento, la Busacca. In questi 3 anni i salvesi hanno potuto apprezzare davvero le qualità artistiche della compagnia teatrale La Busacca, egregiamente guidata, devo dire, da Francesco Piccolo. E per dire che cosa? Per ringraziare ulteriormente l'Associazione Gioia di Vivere perché ha voluto attivare il laboratorio teatrale per i bambini e per i giovani, per i ragazzi. Questa è una cosa importante, lo si diceva prima, il teatro, questa forma di arte, di attività, è importante per la crescita dei nostri bambini, dei nostri giovani, perché attraverso il teatro tutti possono essere protagonisti. C'è spazio per tutti, si dice nel teatro. Il teatro è aperto a tutti, basta avere la risorsa umana, quella sana follia. E attraverso il teatro poi si riesce anche a scoprire talenti che molto spesso rimangono in ombra se non esercitano questo tipo di attività. Molta gente che nella vita normale, una persona quasi timida, riservata, quando sale quassù si trasforma. Ecco, attraverso questo esercizio, diciamo, delle attività teatrali, noi possiamo dare opportunità ai nostri giovani di crescere culturalmente, di crescere socialmente, perché il teatro, come si diceva prima, è anche condivisione di tempo, condivisione di attività che può portare, ovviamente, oltre alla crescita artistica, alla crescita civile di una società, di una comunità. Quindi, 2 sere fa, abbiamo avuto modo di apprezzare nel saggio finale tutto ciò che i nostri ragazzi, i nostri bambini delle scuole medie, delle scuole elementari, hanno e alcuni delle superiori hanno appreso da questi laboratori. Che devo dire? In qualità di sindaco di questa comunità non posso che essere orgoglioso. È stata definita una comunità viva, una città viva, non solo nel teatro, anche nella musica, nello sport. Negli ultimi anni stiamo davvero avendo risultati eccellenti. Cito qualche nome proprio per quella ragazza che Sofia Romano, non lo sapevo. Nell'attività sportiva ha raggiunto risultati eccellenti in campo nazionale, il batterista di Negramaro, Danilo Tasco, risultati non solo a livello nazionale ma internazionale, con la squadra di pallavolo risultati importanti a livello regionale e provinciale. Quindi una società, una comunità che si muove, che è viva e che raggiunge risultati eccellenti fuori dal nostro territorio. Questo non può che ovviamente inorgoglirci. Io concludo questa breve riflessione perché sicuramente gli amici che sono seduti vogliono vedere cosa si è fatto di bello in quest'anno di preparazione con la compagnia dei Guitti. Vi saluto dicendo che cosa? Dobbiamo continuare con queste attività, dobbiamo sentirsi una comunità unita, perché le comunità unite fanno tanti passi, se si è divisi non ci si fa molta strada. Allora tutti insieme, in tutti i settori, in tutte le attività, riusciremo a raggiungere traguardi davvero importanti per questa nostra piccola ma grande comunità. Grazie a tutti. Grazie sindaco. Bene, entriamo nel vivo. Che cosa vedremo noi qui fra poco? Assisteremo a un grande gioco. Un gruppo di professionisti che questa sera non si prenderanno molto sul serio. In francese, teatro è jouer, gioco. Questa sera li vedremo giocare. Il teatro è un gioco serio, è espressione del sé, espressione della propria anima, della propria emotività. Non è niente di razionale. E quindi ciò che accadrà qui fra poco io non so dirvelo. So soltanto che si divertiranno tantissimo e mi auguro anche voi. I testi che vi presenteremo questa sera sono 4. Sono 4 atti unici di Achille Campanile. Chi è Achille Campanile?
Achille Campanile era un altro, un autore, grande pensatore, che non si prendeva molto sul serio. Nasce nella provincia di Velletri, vicino Roma, nel 1899, e fin da subito si mette in luce per le sue doti di scrittore, di giornalista e poi anche di commediografo. Inizia la sua avventura nella carta stampata e viene notato a Roma da un certo Silvio D'Amico. Silvio D'Amico, colui che poi fonda l'Accademia d'Arte Drammatica a Roma. E come si fa notare? Perché lui scriveva degli articoli sui giornali dell'epoca e che cosa accade? Accade che un giorno una signora va dal cimitero a trovare il marito morto, questo lo faceva tutti i giorni, solo che uno di questi giorni questa donna muore sulla tomba del marito. Achille Campanile fa il suo articolo con questo titolo: tanto va la gatta al lardo. E questo titolo così originale, stuzzica, ecco, la curiosità del caporedattore e lo si lascia lavorare. E da questo evento Achille Campanile da qui prenderà spunto poi per tutta la sua attività, appunto, di giornalista e anche di commediografo. Vince per due volte il premio Viareggio nel 33 e nel 73, quindi ha una fama e un intellettuale importante nella cultura italiana. Il suo è un teatro dell'umorismo però non inteso pirandellianamente, cioè quel grottesco, quella risata e quella nota di amarezza che sono proprie di Pirandello, ma un umorismo più leggero. Campanile è attento osservatore della realtà e noi cosa vedremo questa sera? Vedremo delle storie che prendono proprio... ironizza Campanile proprio sulla società borghese del tempo. I testi sono scritti dal 24 fino al 27, queste sono le date in cui nascono. 150 La gallina canta, che è il primo atto unico che vedrete, poi vedrete Acqua minerale e Dramma giallo, e poi si concluderà con L'inventore del cavallo. Campanile prende in giro sostanzialmente la società borghese, soprattutto nel primo atto, in 150 La gallina canta. Campanile comincia dal titolo, è proprio il titolo che gli dà il là per tutta la storia. L'ironia, quell'umorismo, comincia proprio dai titoli, appunto, dai titoli delle sue commedie. Qual è la storia di 150? 150, siamo in un salotto borghese in cui i due marito e moglie, conte, contesse, passano il loro tempo a chiedersi se la canzone che fa, appunto, che conoscete tutti, 150 La gallina canta, in realtà è 150 La gallina canta o 500 La gallina canta. Ecco, arriveranno a litigare talmente tanto che poi a un certo punto chiederanno la separazione. Cioè Campanile ci vuole dire come in una società borghese del suo tempo, ma forse anche oggi, come dire, si pensa molto all'esteriorità, alle cose futili, e si trascurano invece le cose serie, le cose importanti. E lo fa con gioco, lo fa con tanta tanta ironia. Non è una comicità immediata, ma ha bisogno di un pubblico intelligente, e Salvi ha dimostrato di essere tale. Noi l'abbiamo scoperto in questi tre anni in cui abbiamo fatto rassegna qui a Salve. Quindi, signori, per voi vi chiedo prima un'unica cosa: mi fate un applauso agli attori dietro che stanno così, che vorrebbero morire in questo momento.
Voi comprenderete che questa è una prima. La presidentessa diceva che poi questi testi, come fanno sempre, vengono portati in giro per il Salento, quindi la prima è sempre delicata e questo è il pubblico adatto per, diciamo, per farli esordire. Ci sono alcuni che questa sera avranno il loro battesimo del fuoco, cioè la prima volta che andranno in scena, quindi voi avete un compito molto importante, cioè quello di supportarli. Bene, un'altra cosa, non ne ho parlato con la Presidente, ma certamente penso che vorrà dare il suo apporto. L'Associazione Gioia di Vivere è un'associazione culturale di volontariato e lo è anche il Teatro della Lusacca. Bene, noi abbiamo un progetto, è nato così e così e si farà certamente, il progetto di costruire qui nel Salento un luogo nel quale tutte le esperienze teatrali e non del Salento possono convergere, e il progetto è quello di costruire un teatro stabile, un teatro che sia libero, aperto a tutti, e per fare questo abbiamo bisogno di risorse. Non lo chiediamo alla politica perché non vogliamo essere, come dire, poi essere influenzati dalla politica. Vogliamo farlo con le nostre risorse e con quelle dei salentini, se ci vogliono aiutare. Fino adesso lo hanno sempre fatto e noi li ringraziamo. Nell'intervallo fra il primo e il secondo atto, dopo aver preso una pizzetta e tante altre cose che sono disposte lì sui tavoli, e prima ho visto che qualcuno già ci andava a ad assaggiare, ecco, prima prendete la pizzetta, poi dopo, se vi rimane un po' di resto, due mie colleghe passeranno fra di voi con due semplici cestini, e chi di voi volesse contribuire a questo nostro sogno, beh, noi ne saremmo orgogliosi. Anche per me è suonata la mia ora, quindi significa che è tempo di concludere, e lo capisco anche dai vostri gesti. Quindi ci vediamo subito dopo 150 alla Gallina Canta, e intanto vi auguro buona serata. Ahem.
tu, ridammi lo specchio. Eccolo. Ma sono io. Ma va. Del resto rimettiamoci ad un arbitro, eh. Battista. Signor Magone. Giudicate voi se sono io o se è lei. Tieni, prendi. Per dire la verità, non sono né la signora né il signore, ma sono io, se permettono. Ma che cosa dici, bugiardo? Tutti uguali gli uomini. Adalgisa! Adalgisa! Eccomi, signor, mi rispecchio subito. Ma come fai a sapere quello che voglio se ancora non ho detto nulla? Origliamo, signor, eh? È vero, è Adalgisa! Sono mia, pronta me. Zitti, zitti, zitti un po'. Che hai? Ma mi pare di sentire la voce del famoso tenore. No, no, il mio marito che sta preparando la cena di stasera e quello quando cucina canta sempre. Uffa! Uffa, uffa, aspettiamo gli artisti, eh? E certo che li aspettiamo. 500, la gallina canta, lasciala cantare la... Cosa hai detto? No, no, ripeti. Beh, che cosa? Canticchiavo? No, no, ripeti quello che canticchiavi. 500, la gallina canta, lasciala cantare, la voglio maritare. Sei un imbecille. Perché? Perché? Perché non sai niente e vuoi sempre canticchiare e non ti accorgi che fai delle figure ridicole. Ma si può sapere che cosa ti succede? Mi succede che sei un asino come ne ho visti pochi, ecco. Oh, basta, questa è una provocazione. Ma che provocazione? Informati prima di aprire bocca. Si dice 160 e non 500. Che cosa? La canzone di poco fa. 160, la gallina canta, lasciala cantare, la voglio maritare. 160, 160, 160. Mi pare che la signora maestra questa volta prenda un granchio fenomenale. Si dice 500, si è sempre detto e sempre si dirà 500. Ma perché ti ostini? Non vedi che sei ridicolo? Si dice 160. 500. Non vedi che sei ridicolo? Ti ho detto che si dice 160. Benedetto Dio, ma non senti che con 500 manca la rima? Me ne infischio delle rime io, me ne infischio. Fortunatamente io non sono un poeta. E se anche lo fossi? E se anche lo fossi? Se anche lo fossi farei diversi sciotti per non darti soddisfazione. 160! 500! 500 e non uno di meno. Del resto, rimettiamoci tu d'arbitro, eh? Battista! Signor Barone? Tu eri qui e hai sentito tutto. No, signor Barone, non mi sarei mai permesso. La perdoni, però, e non vado rimbandito. Maledetta! Ebbene sì, ho sentito tutto, ma non dirò niente a nessuno. Non si tratta di questo, rispondi, si dice 500 o 160? Mi duole dover contraddire, signor Barone, ma in fede mia, fin dalla più tenera età, ho sempre udito 170. 170, la gallina canta, lasciala cantare, la voglio maritare. Ma come 170? Pezzo d'asino! Che cretino! Che cretino! 120, si dice 120, la gallina ai denti. Ma che dici? Ma non è che mi ricordo molto bene, ma aspettate, vai, come chiamo Ciro? Che quello sicurissimamente la conosce. Ciro! Ciro! Sì, è mosente a Ciro! Deficiente! Vieni qua! Ehi, maronna mia, ma che è stato? Che è successo? Sto friggendo i calamari! E che i signori vogliono sapere come fa quella canzone che parla da Arallina? Arallina! A palumbella zompa e vola! Palumbella zompa e vola! No, 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 quella della gallina che prima canta, poi si marita! Ah, sì, sì, ho capito, la conosco, la conosco. Bravo, bravo, Ciro. Quella canzone non inizia dicendo 160, la gallina canta, lasciala cantare. No, 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 signore, si sconfonde. Onestamente, io di galline me ne intendo. Prima di tutto, perché una l'ho addirittura sposata, E poi, almeno di 15 giorni, io una bella galina in brodo me la devo mangiare. Va bene, cantateci questa canzone e facciamola finita. Subito, signor. 190, la gallina è tanta, lasciala ingrassare, me la voglio cucinare. Ma fammi il piacere, fammi
bullone! E non immischiarti mai più negli affari dei tuoi padroni! Oh, signor, scusate, veramente mi avete chiamato voi! Io sto mi cucina a cucinare! Ah, a proposito, che cosa mangeremo questa sera? Ah, signor, per questa sera vi ho preparato delle sfiziosità! Dunque, come antipasto, un'impiegata di cozze con una bella spolverata di pepe nero macinato fresco fresco al momento, accompagnato da 2 spicchi di limone e il fettone di pane tostato casereccio. Come primo, spaghetti con le seppioline fresche fresche, pomodori al marzano, prezzemolo e pepe a volontà. Come secondo, invece, ho pensato in un bello tris, alici arreganate, baccalà o forno, e calamari ripieni, e per contorno una bella sfasella di melanzane fritte, pomodori gratinati e zucchine alla scapece. E per concludere una bella pastiera napoletana con sparsi tanto zucchero a velo e lupo a ba, che non deve mancare mai. E poi per questa sera è tutto. Una cosa semplice, insomma, ma io oggi, scusate, non mi sono sentito molto bene. Oh, Gesù, e che ti sei sentito, amore? E che mi sono sentito, che mi sento acidità e bruciato di stomaco. Eppure ieri sera mi sono mantenuto leggero. Che cosa mi sono mangiato in fondo? Una spasella di pasta e fagioli con le cozze e una mezza spasella di melanzane ripiene con le polpette. E questo è tutto, Ma va voi. Signor, io torno in cucina. Se mi volete, mi chiamate. Va bene, mi appoggio a me che ti preparo un poco d'acqua calda con una fetta di limone, eh? Con permesso! Yamme. Mi è passato l'appetito. Ad ogni modo io rimango del mio parere. 500? 500! 130! La gallina canta! Lasciala cantare! La voglio maritare! 500! 500! Ma si può andare avanti così? Con un marito simile? Questa è una vita di inferno! Io non resisto più! Ma smettila, presuntuosa! E mi offende anche! Io non offendo! Rilevo soltanto la gravità di una situazione insostenibile tra di noi! Sono del tuo stesso parere anch'io e domani andrò da un avvocato. Ma vacci finalmente dai tuoi avvocati, vacci, sono anni che lo dici, ma perché li fai aspettare così tanto? Anzi, guarda, domani ci andrò anch'io dall'avvocato. Mi fai ridere con i tuoi avvocati. E tu mi fai ridere con i tuoi, anzi, guarda, non voglio neanche aspettare fino a domani. Subito ci vado dall'avvocato, subito, Battista! Signor Barone? Presto, pastello e cappone, cioè cappone e pastello, cappello e pastone! Subito, signor Barone? Subito ci vado dall'avvocato, subito! Proprio io!
Mi raccomando, si calmo, potresti passare dalla parte del torto. Non dubitare. Oh, quanto gli alimenti, Tito? Io direi 160. 500! Ma sei pazzo, vuoi rovinarti? Ah, scusa. Vieni con me, parleremo di là con più calma. Calma, soprattutto calma! Canta, conosci? Sì, perfettamente.
lasciala cantare, la voglio stridolare. Benissimo. Lei pare lo abbia corretto un po' bruscamente, sostenendo che si debba dire 160, la gallina canta, lasciala cantare, la voglio maritare. Mi sembra giusto. Niente affatto, si dice 500. 160. Non insistere. Non t'ostinare. Si dice 160. Vedi, io di galline che cantano, le ho viste a centinaia e hanno fatto tutte una brutta fine. Ah sì? E perché? Cantavano troppo e alla mia famiglia non ci piacciono quelli che cantano troppo. Vabbè, di questo ne riparleremo dopo. Così si sono inaspriti da tutte e due le parti e le cose stanno che a questo punto una soluzione definitiva si impone. Guarda, io credo che l'unica sia la separazione legale. Ma non potrebbero tentare un di compromesso che so io? A 325? Lui scende un po', lei sale, e si incontra a mezza strada. Ma che, lui ha insistito per 500! Perché insiste troppo. Il mio studio ha in serbo un trattamento speciale. Anzi, specialissimo! Ah, uno sconto sulla tariffa? No, una bella colata di cemento armato. Lo facciamo diventare un pilastro della Salerno Reggio Calabria. In tutti i modi, lei non ha spostato da 160 ed ogni tentativo di accomodamento è praticamente risultato vano. Intransigenza assoluta da entrambe le parti. Se guarda, del resto credo che facciano bene a separarsi. Ormai sono anni che vanno avanti così tra continue scelte. Non si può più, non si può più. Che si dividano, è l'unica cosa che possano fare ormai. Sta bene, lui le passerà gli alimenti. Ah, caro Neri, questo lo vedremo. Prima bisogna definire chi ha ragione e chi ha torto. Poi nomineremo un collegio di periti ed io sono fermamente convinta che la versione giusta sia 500. Io 160. E tu sei un imbecille. E tu un infame in malafede. Guarda che tu ti inganni, sai? Pokera, scusami se insisto, lo vero? Ma a me sembra né 500 né 160, ma si dice 130. Se no come ci sarebbe la rima, scusa, è tanto chiaro, 130 la gallina tenta, lasciala cantare, la voglio maritere. Oh, insomma, mo chi è sta stunata? È la contessa. No, guarda, tu non ti intendi di musica, si dice 160. Brava signora, 160 fu. Non diciamo sciocchezze. E 120 signori, 120, chi è più bello, chi offre di più? E 130. 130 la cozza, 131, 132, 160 lo schiatto morti, 161, 162, 170, 170, 171, 172, 190, sì, 190, 191, 500, 500, 500, 1000, più, 1000, 1000, colpo di scena, 1000 la cozza è 1, 1000 per la cozza è 2, 1 milione, 1 milione, 1 milione, 1 milione, 1 milione, la gallina giudicata allo schiatta morti per 2 milioni. Zitti, zitti, ascoltate, devono essere i celebri Paleschi. Ma certo, sono arrivati il tenore e il soprano Paleschi, che fortuna. Ad Algisa? Ad Algisa! Andate e preghetevi di venire subito qui. Ne posso veloce, me? Non ce la posso! Subito, cozza. I Paleschi sanno tutte le canzoni del mondo, devono sapere anche questa. Gliela faremo cantare e vedremo chi ha ragione. Sì, sì, certo. Benissimo. Sicuro? È una splendida idea. E così vedremo se 120, 160, 170, 500 o 130 la gallina canta. Signore e signori, ecco a voi il tenore Vladimir, Dimitri, Sergei, Andrei ma tornerei, Paleschi e la sua consorte, la soprano, io sono brava gallina canterina, Andrei ma non so se tornerei, Paleschi! Buonasera a tutti quanti! A tutti quanti, buonasera! Buonasera, buonasera! Prego, accomodatevi! Con molto piacere!
gruppo. Ma noi vorremmo porgervi una domanda. Siamo tutto orecchi. In sostanza, noi vi preghiamo. No, 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 cara, lascia parlare me. No, 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 aspetta, lascia, parlo io. Ti ho detto di lasciar parlare me. Ma insomma, dico, anche una disgrazia come questa mi doveva capitare. Come se non mi bastassero tutte le altre. Una moglie che sa tutto, che capisce tutto e che parla meglio di tutti. Accidenti a quando apro bocca. E va bene, parla tu allora. Vai avanti. No, no, voglio che parli tu. Ma ti ho detto che gli artisti hanno da fare, adesso me ne vado, Vieni al dunque! Se tu mi lasciassi parlare ci saremmo già arrivati al dunque! E parla, parla, chi te lo impedisce? Pazienza mia che stai per scapparmi! È proprio necessario che si assista a questa riunione! Queste chiacchiere ci fanno perdere solo tempo! Ma insomma, ma se vi siete affidati a degli avvocati, ma lasciate parlare noi! Insomma, noi vi preghiamo di volerci cantare una romanza! Molto volentieri, confesso! Siamo con molto piacere. Grazie, grazie tanto, maestro. Commendatore, Piego. Sì, scusi, professore. Commendatore, Piego. Commendatore, scusi, commendatore. Lei conosce quella canzone che fa la gallina canta, lasciala cantare, la voglio maritare? Da, da, da. Ma è il nostro cavallo di battaglia. Io sono la brava gallina canterina. Dove abbiamo cantato questa canzone? Questa canzone l'abbiamo cantata in presenza di Zar, di tutti i re e principi d'Europa. Piego, fare... Oh! Oh! Mi ricordo una volta a Parigi staccarono cavalli di nostra vettura dopo aver cantato questa canzone. Piego, fare... Oh! Oh! In Pietroburgo non possono staccar cavalli di nostra vettura perché eravamo in automobile e staccarono addirittura ruote di automobili per portarci in trionfo. Da, da, da. Oh! Chi fatto? Oh! E sono stata io! Io chi? Io, vero, sono stata io! Come ti permetti di fare? Oh! Te lo devo dire io quando fare! Oh! Arona, come siete intustato? In London non possono staccare cavalli di nostra vettura. Staccarono coda di cavalli di nostra vettura. Poi prima staccano peli di coda di cavalli di nostra vettura. In Istanbul staccano tutto. A Napoli staccarono luci e abbiamo preso tante, tante botte. Prego fare ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E hanno fatto bene. Tieni. Bastano una vasetta. Vi prego, cantateci questa canzone. Sì, sì, prego, adagio la chitarra, presto! La chitarra, la chitarra. Maestro, l'accompagno io, un momento. Mi raccomando, tempo tagliato o a cappella. E... Scusate, tubercolosi siberiano. Grazie. E uno. Uno? Canzone comincia sempre con uno, fino ad arrivare a centinaia. E stiamo freschi. E uno. La signora si veste di bruno per andare in società, ma scordando la gonnella mette solo i farfallà. Due! Ho mangiato un arrosto di bue, come disse quella là, che era negra e molto bella nel mangiare la sua metà. Vuoi sapere tu perché il marito è la metà? Se sua moglie è troppo bella lo riduce alla metà. Quattro! Scusi, maestro! Commendatore, prego! Scusi, commendatore, non si potrebbe saltare arrivando subito alle centinaia.
io non canto con chi mi interrompe. Io sono la brava gallina canterina. Canta, continua. Va bene, Vladimir. Salto senza altro al pezzo che ti interessa. C'è marito è sempre il marito. Un giorno vorreste pentirvi e a noi i pentiti ci sono mai piaciuti. Avanti, fate pace, abbracciatelo. E abbraccialo. Abbraccialo! Il marito è sempre il marito. Io ci rimetto, caro Tito, perché perdo una causa, però devo dirvi che avevate torto tutte e due. Su, abbracci la moglie, alla fine è sempre la moglie. E va bene, sì, andiamo, andiamo. Andiamo tutti insieme e cantiamoci tutti sopra! Vi state divertendo? Sì! Allora, adesso che è il tempo di un cambiamento di scena, velocemente pregherei gli attori di rientrare e togliere gli oggetti. Grazie. Così continuiamo questa carrellata di atti unici. Bene, che cosa vedremo fra pochi minuti? Vedremo in realtà non un atto unico, bensì ne vedremo due che si sono uniti in un unico atto unico. Io non ho voluto dare un titolo specifico perché sono degli atti unici piccoli, straordinari, e insieme fanno davvero un bello spettacolo da soli. Innanzitutto c'è da dire che è un esercizio di attore. Ecco, Campanile abbiamo visto, mette in ridicolo la borghesia, mette in ridicolo finanche i cantanti lirici. Sono persone complicate, gli artisti, soprattutto quelli della lirica, secondo Campanile, erano, come dire, bisognava prenderli con le molle, noi ne abbiamo visti due. Io devo dire una cosa, devo dire che questi atti unici ovviamente in alcuni punti sono stati, come dire, aggiornati, ecco, c'è qualche battuta in più che Campanile non ha previsto, e noi della compagnia dei Quinti ci siamo permessi così di inserire qualche elemento
di comicità un po' più, come dire, un po' più moderna, un po' più vicino al nostro palato. Gli Arti Unici che adesso fra poco vedremo, gli Arti Unici che vedremo adesso sono due, dicevo, e si ambientano tutti e due in un unico luogo, ecco perché mi è sembrato giusto unirli insieme. Il primo è Acqua Minerale, è un atto unico famosissimo portato in scena dai più grandi, da Walter Chiari per esempio, da Corrado Pani, e subito dopo, senza soluzione di continuità, noi vedremo Dramma Giallo. Se Campanile mette in ridicolo l'alta borghesia, dobbiamo anche dire che Campanile era un fine scrittore, un fine conoscitore della lingua italiana. Ecco, qui fa un vero e proprio esercizio di scrittura, soprattutto in Acqua Minerale. Io non vi anticipo niente perché è un pezzo, innanzitutto è un pezzo da, bisogna essere davvero molto bravi per recitare sia 150 sia l'inventore, ma anche e soprattutto questi due pezzi che fra poco vedremo. Qui Campanile arriva addirittura a mettere in ridicolo non soltanto il ceto borghese, ma soprattutto la lingua italiana, un esercizio di stile. Ci troviamo all'interno di un bar dove due clienti chiedono dell'acqua minerale e il cameriere scrive naturale. Da questo piccolo equivoco, ecco, avrà luogo questo atto unico che io ritengo essere straordinario. E bisogna avere un palato davvero molto fine per gustare questo pezzo. E anche Dramma Giallo è davvero un dramma, perché davvero finisce in dramma. Io non vi anticipo nulla, ma vi dico soltanto: non spaventatevi a un certo punto. Intanto mi fa piacere che già, diciamo così, state gustando le pietanze delle donne di questa associazione. Ecco, io vi pregherei adesso di prendere il vostro bel piattino e magari di accomodarvi, così potremo dare luogo alla seconda parte dello spettacolo, dopodiché ci sarà l'intervallo. Siete pronti? Lo chiedo agli attori, siete tutti pronti? Sono tutti pronti, non parla nessuno. Bene, signori, per voi Acqua Minerale e Dramma Giallo. Naturale. Naturale.
dai. Minerale! Ho capito, io ho scritto minerale. No, no, lei ha scritto naturale, l'ho sentito bene con le mie orecchie. No, io ho detto naturale, vero, ma ho scritto minerale. E perché ha detto naturale se scriveva minerale, scusi? Perché riconoscevo più che naturale che una persona come lei beva acqua minerale, non acqua naturale. Ma per favore, caro, mi fate girare la testa! No, no, aspetta, cara, perché io devo andare in fondo a questa faccenda, perché qui nessuno mi deve prendere in giro, chiaro? Giovanotta, e se io avessi voluto acqua naturale e lei avesse scritto naturale, avrebbe poi detto minerale? Che c'entra? Nel suo caso naturale voleva dire minerale, mentre minerale non può in nessun caso significare naturale. Oh, perché l'acqua minerale, secondo lei, non è naturale. No, ma non esiste acqua minerale. Naturale è acqua minerale artificiale, che però non è il nostro caso, perché da noi l'acqua è tutta naturale. L'acqua minerale? L'acqua minerale è naturale, è naturale. E l'acqua naturale? L'acqua naturale è sempre e soltanto naturale. Non esiste acqua naturale artificiale, che io sappia. E chi lo sa, al giorno d'oggi non si può stare tranquilli di nulla, neanche dell'acqua naturale. Io poi vorrei sapere come fa a dire naturale mentre scrive minerale. È una questione d'abitudine, signore. In un locale come il nostro è tanta l'abitudine di sentirsi ordinare acqua minerale che la mano scrive automaticamente la parola. Naturale? No, la parola minerale. Ho capito, ho capito. Dico che è naturale che lei scriva minerale anche se dice naturale. Ma mi ascolti un po'. Se io volessi acqua naturale, lei scrive naturale? Naturale. E se voglio acqua minerale, le scrive minerale? Naturale. E allora le scrive sempre naturale. Ma no, ma naturale, che volevo dire che scrivo minerale. E allora le scrive sempre minerale, sia che dica minerale, sia che dica naturale. E dice sempre naturale, sia che scriva naturale, e sia che scrive minerale. Senta, guardi, io non lo so. Ci penserò e glielo scriverò, va bene? Anche per la signora acqua minerale. Naturale. Acqua minerale. Ho detto naturale. Oh signora, credevo che intendesse come il signore. Naturale, acqua minerale. Niente affatto. Questo vostro primo naturale è di troppo. Perché in questo caso avrei detto naturale. Naturale. Che cosa, scusi? Eh già, perché lei non ha detto naturale, ma minerale. Quindi il mio naturale non confermava ma rettificava. Insomma, nel caso del signore era una forma affermativa, mentre nel mio caso indicava una qualità dell'acqua diversa da quella che lei indicava. Cara signora, io come potevo immaginare che il suo naturale era diverso da quello del signore? Attenendosi alla lettera, naturale significa naturale e basta. Appunto, può significare tanto acqua naturale quanto acqua minerale. Ma niente affatto! Il mio naturale significa soltanto acqua naturale e non naturale acqua minerale. E non insista, perché altrimenti reclamo con il proprietario e la faccio licenziare! Scusi, signora, io ho famiglia, sa? Ho anche un figlio. Legittimo? Oh, è naturale. E non può legittimarlo, scusi. Scusi, ma perché dovrei legittimarlo? Se è già legittimo. Ma ha detto che è naturale. No, invece è legittimo, va bene? Ma perché non può essere naturale che io abbia un figlio legittimo? Ma certo, è naturale. Le dico che è legittimo. Ho capito. Del resto non mi vorrà dire che un figlio illegittimo è naturale, no? Anch'esso è il normale prodotto della natura. Una creatura come tutte le altre. Insomma, non è contro natura. Comunque mio figlio è legittimo, va bene? E non mi piace che si dica che è naturale. È naturale. Le dico che è legittimo, ma lo vede che vuole provocarmi. Ho capito. E allora perché continuo a dire che è naturale? Ma perché dico che è naturale, che non lo si dica naturale se è legittimo. Del resto la capisco, sa? Anch'io. Oh, è legittimo? Naturale. E allora anche lei pretenderà che lo si dichiari legittimo e non naturale. Ma se le dico che è naturale. Oh, mi scusi, signore, io credevo che intendesse come me. Naturale, legittimo. No, invece intendevo proprio, sa? È naturale, non ho legittimo, no. Ma il mio più grande desiderio è proprio quello di legittimarlo. È legittimo? No, è naturale. Ho capito! Dico che è legittimo il suo desiderio.
Oh, insomma, se è naturale non è legittimo, e se è legittimo non è naturale. Ma mamma, chi? Il figlio, non può essere al tempo stesso legittimo e naturale. No, io intendevo il desiderio. Può essere contemporaneamente legittimo e naturale, ma non solo è naturale che sia legittimo ed è legittimo che sia naturale. Ma mio figlio è naturale soltanto per la crudeltà di una legge antiquata e per la malvagità di una donna che me ne impedisce anche la legittimazione, avendo dalla sua la legge. E sa quante altre donne ne usufruiscono di questa legge per commettere azioni infamanti. Poveri ragazzi, poveri figli, povero figlio mio! Beh, acqua minerale. Che? Suo figlio? Naturale. È naturale che beva acqua minerale o beve acqua naturale perché non è legittimo? Che cosa? Suo figlio. È naturale e beve acqua minerale? È legittimo e beve acqua naturale o è legittimo e beve acqua minerale? No, mio figlio è minerale, sa? E beve acqua legittima. Ma che dici? Oddio, oddio, che dici? Questa maledetta abitudine di non precisare quando sei nervosa. Certe volte in pubblico mi fai fare figure tali che vorrei essere sottoterra. Non posso mettermi a dire per la strada ai passanti, sapete, non l'ha con me. Molte donne, riferendo i loro litigi, hanno l'abitudine di ripetere le inventive rivolte ad un altro senza precisare a chi erano rivolte, ma anzi, come se fossero rivolte alla persona a cui raccontano. E come? Anche mio marito! Ma veramente lui si rivolge sempre a me? È tutta un'altra cosa. Ma è spiacevole. Sì, ma non ha niente a vedere con caso mio, andate! Continua il racconto. Allora, ho detto al calzolaio che non intendevo ritirare le scarpe e che mi restituisse l'anticipo. Sai cosa mi ha risposto? Ah no, io non restituisco proprio nulla perché il mio lavoro l'ho già fatto. Ho perso il lume degli occhi. Gli ho detto, lei è un mascalzone, è un ladro, mi restituisca i miei quattrini. Ma cos'ha da ridere con la cameriera? Rido con lei per fargli capire che non l'hai con me. E io ricambio il sorriso per far capire al signore che capisco che gli insulti non sono rivolti a lui. Oh, uffa, quel furfante non voleva proprio saperne. Allora gli ho detto, adesso chiamo i carabinieri e la faccio arrestare. Lei è un ladro. Bellissima, bellissima. Ma perché continui a ridere come uno stupido mentre io ti parlo di un fatto
così serio? Dovresti essere indignato. E poi la cameriera ormai ha capito. Cara, rido per far capire anche agli altri che non l'hai con me. Ma chi vuoi che si accorga di noi? Tutti, cara, tutti. Beh, tu non te ne accorgi, ma racconti con una tale veemenza che sembra litighi con me. Vedi, guardano incuriositi. T'hanno sentito dire, lei è un ladro, la faccio arrestare. E pensano che il ladro sia io. La cameriera è l'unica che sa e gentilmente, per farmelo capire, continua a sorridermi ad ogni tuo insulto. Ma gli altri sono convinti che tu mi dia del ladro. Ma cosa c'entri tu? Io parlo del calzolaio. Ma intanto guardi me. Ma non pretenderai che guardi gli altri se sto parlando con te. Sto dicendo che ho detto al calzolaio. Ah, forte voce! Fa sentire anche la frase, ho detto al calzolaio. Ma io non voglio far sapere i fatti miei a tutti quanti. Ho detto razza di mascalzone, imbecille. Lo vedi? Sembra proprio che l'hai con me. E sfido chiunque a capire che quell'imbecille viene rivolta a me. No, 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 questa volta è proprio per te. Ah, scusami, pensavo fosse ancora per il calzolaio. Ti ho detto che ho detto al calzolaio, imbecille, imbecille. Il primo imbecille è per il calzolaio, mentre il secondo è per te. Gli ho detto imbecille, imbecille. Come si fa a distinguere? Il secondo imbecille è vocativo, mentre il primo è fra virgolette. E come si fa a capire che ci sono le virgolette quando le parole si sentono, ma non si vedono scritte? Ma si sente, giusta. Ma si sente dall'intonazione, no? Gli ho detto imbecille, imbecille. Imbecille! E non potrebbe darsi che tu stessi ripetendo l'imbecille del calzolaio per farmelo capire meglio? Così, gli ho detto imbecille, imbecille, al che io ti direi, ho capito, non occorre ripeterlo. E invece no, occorre proprio ripeterlo, perché ripeto, il primo imbecille è per il calzolaio, mentre il secondo... è per me, ho capito, e allora perché non cambi ingiuria per non creare confusione? Esiste soltanto imbecille. Potresti dire, gli ho detto imbecille, cretino. Così imbecille sarebbe per il calzolaio e cretino per me. E perché? Non avrei potuto anche in questo caso dare al calzolaio sia del cretino sia dell'imbecille? No, no, credimi, è tutta una questione di sfumature d'orecchio. Ma sì, ma va a parlare di queste finezze con un asino. Il calzolaio? No, tu. E tornando all'imbecille. Chi? Tu. Ah, ormai il calzolaio del tutto fuori questione, ormai il campo si è ristretto a me. Esatto, perché? No, dicevo soltanto per intenderci. Anzi, questo in un certo senso mi fa piacere, perché mi facilita la comprensione, dunque, dicevi. Che sei un imbecille, sì, a preoccuparti sempre della gente, a credere che tutti debbano pensare a te. Per lui non esiste che lui, non si preoccupa che di se stesso. Io mi azzuffo con gli altri e se gliene parlo, lui sorride insulsamente ai circostanti e si preoccupa di se stesso. Pezzo di cretino, egoista! Cameriera! Che avete da ridere voi guardandomi? Come mi permettete? Ridevo per farle capire che ho capito che gli insulti della signora non sono rivolti a lei. Ma adesso sono rivolte proprio a me e farete bene a non ridere insolente. Scusi tanto, lei stesso mi aveva detto che era così. Tanto più che gli insulti erano rivolti in seconda persona. Occupatevi dei fatti vostri! Beh, andiamocene, che cretino! Lo vedi, precisa, l'hai con me, con la cameriera o col calzolaio? Con te, con te! Allora va bene. Ah, va bene? Va bene per te, che non ti preoccupi altro che di te stesso. Razza di ricattatore, ladro! Ma adesso con chi l'hai? Col calzolaio! Vedi, si direbbe che l'hai con me! Ma cosa c'entri tu, idiota? Ho detto razza di mascalzone, ladro, truffatore, in galera devi finire! La finisci, ti scongiuro! Sì, in galera! Cameriera! Comandi! Una rivoltella! Carica? Carica! Gliela servo subito, signora! Tu non muoverti da lì! Ecco la rivoltella, ci sono 12 colpi! Ma a me ne basta uno! È a consumazione, signore! Allora, gli hai detto? Ladro, truffatore, furfante, vigliacco, assassino! Crepa! Ferma, se non sbaglio la mira! Assassino!
Adesso con chi l'hai? Con me o con il calzolaio? Facciamo un breve intervallo, vi consiglio di non andare al calzolaio portando dell'acqua, potrebbero sorgere dei problemi. Bene, adesso facciamo un breve intervallo, il tempo di cambiare l'oggettistica di scena. Intanto vi ricordo che lì c'è un buffet straordinario, se non l'avete già fatto fuori tutto. E poi vi ricordo che se qualcuno di voi volesse contribuire al nostro progetto, fra poco passeranno due nostre colleghe fra di voi. Chi ha una monetina e vuole darla a favore di questo progetto, noi ne saremo ben lieti. Grazie, ci vediamo fra 5 minuti. Siamo alla seconda parte, l'ultimo degli atti unici previsti per questa sera. Bene, l'ultimo atto unico ha questo titolo, l'inventore del cavallo. Cioè c'è un inventore che ha inventato il cavallo. E ci troviamo in un'accademia e qui Campanile prende in giro il mondo accademico, il mondo parruccone dei docenti universitari. Questo è un testo che è stato scritto nel 1925. E ancora oggi se ne parla, si parla tanto della riforma della scuola, quindi già nel 1925 diciamo Campanile era precursore di ciò che preveggeva, ciò che poi sarebbe accaduto. Bene, questo è l'ultimo degli atti unici e io vi ringrazio ancora una volta per la vostra presenza così calorosa. Grazie. Signori, per voi l'inventore del cavallo. David!
colleghi, tra poco sarà in mezzo a noi l'illustre professor Bolivine, che con la preziosa invenzione del cavallo ha dato un nuovo lustro a tutto il mondo civile, rendendo un inestimabile servizio alla causa del progresso che noi tutti serviamo. Pensate, aver inventato il cavallo, un animale così nobile e così utile, non esitiamo a proclamare il Bolivine un benemerito dell'umanità. A questa seduta eccezionale è assicurato l'intervento di Sua Eccellenza il Ministro della Pubblica Istruzione, l'Onorevole Vermini, la quale con la sua presenza renderà più solenne l'intera tornata. È superfluo che mi esorti ad... Cristina! Sei sempre male! Non è niente, gli è rimasto del direttore! L'incidente è chiuso! Dicevo, è superfluo che vi esorti ad accogliere l'insigne inventore del cavallo con i dovuti onori. Intanto comunico all'assemblea che il nostro illustre collega, il professor Baigon, che da tempo era ammalato, si è completamente ristabilito e domani tornerà fra noi! Ah, oh, che peccato! Aveva già un piede nella fossa! Domando la parola! La parola alla professoressa Chapellerin! La dolorosa notizia della morte dell'illustre collega, professor Baigon, mi riempie di cordoglio. Scampare con lui una figura. Ma non è morto! Come non è morto? Ma quale morto? È guarito, non è morto. Ha resuscitato, bene, bene. Incidente è chiuso. Prego, signor Presidente. Continuano ad arrivare telegrammi inneggianti l'inventore del cavallo e poiché manca ancora del tempo al suo arrivo... Ah! Un'altra volta la dentiera attraverso! Disdetta! Il mio orologio è fermo! Forse è questa la spirale? Io credo che bisogna cambiare il bilanciere. Oppure è necessario riparare la molla. Forse bisogna caricarlo. Proviamolo. Cammina. Oh. Regoliamolo, che ore sono? Mezzanotte. Mezzanotte. Ma e come abbiamo fatto quest'ora? Dio, come il tempo vola. È l'inventore del cavallo che doveva venire nel pomeriggio. L'incidente è chiuso! Facciano chiasso, illustri colleghi! Domanda scusa! Volevo dire facciano silenzio, e che diamine! Siamo pur sempre nel tempio della cultura! Se non ci crolla addosso! Cenno del malaugurio! Stavo dicendo, già che è ancora presto, possiamo far tesoro del tempo in attesa che arrivi l'insigne inventore del cavallo, dottoressa Black & Decker. Dimmi pure, io sono tutto orecchie. Vogliamo scambiarci qualche pensiero? Molto volentieri. D'accordo, cominciamo subito, segretaria perpetua. Verbalizzate. Verbalizzate. Cara collega, lei cosa preferisce, l'estate o l'inverno? Cosa volete? Freddo e freddo, caldo e caldo. Fiere Natale, Pasqua e Ferragosto. Poi un altro Natale, un'altra Pasqua, un altro Ferragosto. Passano i mesi, yeah! Le stagioni, yeah! Gli anni, yeah! Sopraggiunge la vecchiaia, yeah! Dopo un secolo, finire un altro e la storia rinnoverà il tempo. Com'è vero quello che dice? Grazie. Quanto ha la ricchezza, poi? Non è da considerarsi un bene sotto tutti i riguardi. Dice delle grandi verità.
Sapete voi chi è felice? Eh? Chi non aveva niente! Si sono visti tanti milionari ridotti al suicidio! Sapete voi perché? Beh, se non lo sapete voi, no! Perché pur avendo ricchezze e taci, non avevano la felicità! Col collera lì l'alleo, col collera lì l'alla! Grazie, grazie per l'applauso! Fu presidente, tu cosa preferire? Estate o inferno? Beh, io non mi lamento del caldo perché sono un pensatore. Forse voi pensatori non soffrire il caldo? Siete pregati di non interrompermi, gallina! Gretile! Cornacchia! Dicevo dunque, io non mi lamento del caldo perché sono un pensatore. E che cosa ho pensato? E che cosa ho pensato? Ho pensato che d'inverno si desidera l'estate e l'estate l'inverno, sì. Che l'hai scoperta io? Ma insomma, volete smettere di provocarmi? Basta, non ammetto interruzioni. Ecco, siete riusciti ad irritarmi. Non parlo più, basta. Faccio per voi! Sì! Sì. Quando sia un presidente! Davvero rimasto adesso devo ricominciare! Ah sì! Io non mi lamento del caldo perché sono un pensatore! E che cosa ho pensato? Ho pensato che d'inverno si desidera l'estate e l'estate si desidera l'inverno. Ebbene, io faccio conto che d'estate sia inverno e d'inverno sia estate. Così trovo sempre la mia estate freschissima e il mio inverno niente affatto rigido. E non desidero l'inverno nella mia estate, né tantomeno desidero l'estate nel mio inverno. Oh. Ah! Dimenticavo di dire che non esistono più le mezze stagioni. Bravo! No, non dormo, penso. Oh, com'è carino quando pensa. E che cosa sta pensando se non sono indiscreta? In questo momento sto pensando alla mia pensione. Alla sua pensione, che bravo! E adesso invece a cosa sta pensando? Che non mi arriverà mai. Illustrissima poetessa maledetta. Dimmi! Vogliamo scambiarci qualche pensiero? Oh, che bello. Comincia tu. Che bella giornata! Sì, è vero! È proprio una bella giornata! Per morire! Dillo spesso la poetessa! Su con la vita, rida un poco! Lei è troppo pessimista! Rida un poco! Ha! 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 Dottoressa Ciappellieri, lei cosa ne pensa? Non è una bella giornata? Sì, un po' caldo, se vogliamo. È vero, però può darsi che verso sera l'aria rinfreschi. Speriamo. Quanto tempo è che non piove? Deve essere circa un anno. Ah, esagerata come al solito, non saranno neppure 3 mesi, va.